No, niente live nemmeno oggi purtroppo, però lo sapete ormai che non riesco ad abbandonarvi neanche un giorno e quindi facciamo una piccola analisi, un recap, insomma una versione compressa della nostra live senza purtroppo l'interazione, senza le vostre domande. Non disperate perché tanto lunedì ci rivediamo, non scappo, è solo per oggi. Ci sono un sacco di notizie bullish, quindi non perdetevelo, mi raccomando, e oltre alle notizie bullish, un po' sulla DeFi, un po' sulla situazione attuale, sugli ETF, su Polkadot, c'è una marea di cose da dirci. Alla fine facciamo la nostra consueta analisi dei grafici perché, ragazzi, Bitcoin è di un carico da far paura e l'all time high ormai potrebbe veramente essere dietro l'angolo e la FOMO che ne deriva anche. Quindi non perdetevi questo video, guardatelo tutto perché ne varrà la pena. Via! Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo subito con le notizie perché ce ne sono parecchie e vista che questa vuole essere una versione compressa della live, anche se non siamo live, non voglio farla durare un'ora. Quindi iniziamo con, sono tutte tra l'altro notizie abbastanza bullish, vi anticipo, ma ve ne sarete già accorti dalla price action di questo periodo di Bitcoin. Siamo in quella fase che ci piace. Alla fine ovviamente andiamo ad analizzare per bene anche i grafici e i possibili scenari che ci possono essere sul prezzo. Partiamo con Polkadot, l'abbiamo già accennato in realtà in una delle ultime live, ovvero il lancio delle parachain, delle prime parachain su Polkadot, le aste ci saranno. Come funziona in breve il discorso delle parachain? Sia su Polkadot che su Kusama le abbiamo già viste le prime parachain, le prime aste e sono già anche terminate. Ci sono un numero limitato di posti per occupare questi slot da parachain. Una parachain è una blockchain direttamente attaccata alla chain di Polkadot o di Kusama, se parlavamo di Kusama, che in sostanza ne condivide la sicurezza, il consenso e varie altre cose. Poi chiaramente ha la sua chain, perché una parachain è una chain a sé stante con il suo token. Ne condivide appunto la sicurezza, quello che si chiama Relay Chain sulla blockchain centrale, che in questo caso è Polkadot. I posti sono limitati perché ovviamente le risorse sono limitate, quindi è un privilegio essere una parachain. Non per forza un progetto Polkadot, nel mondo Polkadot, deve essere una parachain, ma è un privilegio perché garantisce maggior sicurezza, maggior, diciamo, ufficialità da parte della community e maggior interoperabilità poi col resto del mondo Polkadot. In ogni caso sono stati annunciati i primi slot a disposizione, che saranno 11. Quindi le varie chain, i vari progetti che vogliono aggiudicarsi uno di questi slot, inizieranno a competere per vincere queste aste. E in sostanza, chi è pronto per partecipare alle aste può chiedere fondi da noi, dai partecipanti, fare una sorta di vendita iniziale del token in cambio dei DOT, in questo caso, che noi andremo a vincolare a loro. Perché vi ricordo che le parachain sono un leasing, sono un prestito, non sono a tempo indeterminato, quindi durano un periodo prefissato. E in sostanza si può utilizzare i nostri DOT per darli a chi partecipa a queste aste, in cambio riceveremo i loro token e poi ci saranno le condizioni: se non vince, ci ridanno subito, presumo, i DOT, e se le dovessero vincere, i nostri DOT sono vincolati all'interno fin tanto che loro rimangono parachain. Quindi questo incrementa da un lato la domanda per DOT, perché per partecipare alle aste occorrono i DOT, e dall'altro va a far crescere l'ecosistema Polkadot. Si stava aspettando questo periodo da tanto tempo. Queste 11 aste, quali saranno ancora non si sa, perché insomma deve essere ancora annunciato tutto, però se volete farvi una panoramica, un'idea panoramica su quei progetti che puntano a diventare parachain, potete andare su parachains.info. Vedete che qui ci sono sia quelle su Kusama che quelle su Polkadot con i diversi stadi, ovvero progetto annunciato, testato sulle testnet, asta e Polkadot quando è live come parachain. Quindi potete andare a controllare anche i dettagli tra
cui gli investitori, se hanno il grant della Web3 Foundation, quindi in sostanza l'appoggio della community, della foundation che c'è dietro Polkadot, e così via. Sito molto interessante, grazie Matteo per avermelo fatto notare, un saluto agli amici di DeFi Italia, tra l'altro, che sono sempre sul pezzissimo. Quindi occhio, perché questo sarà sicuramente un trend, sia lato Polkadot, dove un po' era priced in, penso sul prezzo della coin dot, ma soprattutto sui progetti stessi, perché tendenzialmente quelli su Kusama hanno avuto tutti degli ottimi rendimenti per chi è riuscito a partecipare all'asta. Tra l'altro anche Binance supporterà le aste stesse, quindi direttamente da Binance a partire da novembre, scusate non vi ho detto le date, vi ho detto tutto fuorché le date, la prima asta inizierà il prossimo 11 novembre e andranno avanti fino a marzo 2022, sono due lotti. E quello che vi volevo dire è che anche attraverso Binance, quindi direttamente dall'exchange, si potrà partecipare con i propri DOT, e che è una sorta di, non so come chiamarlo, una sorta di ICO, di launchpad, però direttamente alla chain. E Binance non ha ancora rilasciato particolari indicazioni, ha solo detto che lo farà, e cioè è disponibile, poi ci saranno più indicazioni quando sarà il momento, nelle prossime settimane, presumo. Poi, notizia volante sullo sviluppo del settore bancario insieme alle cripto, su cui ogni tanto c'è qualche sinergia. Seba Bank, che è una banca svizzera tra le più innovative lato cripto, è infatti addirittura Digital Asset Platform, la chiamano ogni tanto perché ha molte integrazioni native proprio con le cripto, dei conti dove si può depositare cripto e quant'altro, insomma cose che per il momento noi in Italia ci sogniamo. In ogni caso hanno fatto un ulteriore passo avanti e hanno introdotto un programma che permette in sostanza ai loro correntisti di investire in DeFi direttamente attraverso la banca. La banca ha un programma, quindi, per cui loro fanno i movimenti, gestiscono il rischio e quant'altro, e il correntista non deve far nulla se non dire che vuole partecipare e ottenere quindi l'interesse. Questa banca, vi ricordo, è regolamentata dalla FINMA, che è l'organismo di vigilanza finanziaria della Svizzera, e quindi è tutto assolutamente in regola con le loro normative locali. Io credo che, questo è un mio parere che non riesco a fare a meno di dire, credo che le banche, se vogliono rimanere sul pezzo, dovranno prima o poi, una dopo l'altra, entrare un po' in qualche modo nel mondo della DeFi. Mi è venuto in mente, non lo so, permettere di depositare Bitcoin ai loro correntisti e prendere un prestito collateralizzato, oppure permettere di ottenere rendite tramite questi nuovi metodi che, di fatto, se si gestisce il rischio in maniera sensata, garantiscono un flusso di cassa che non trovi da nessun'altra parte. Sfido io chiunque veramente a trovarlo. Poi, lato CBDC, parliamo di Digital Pound, quindi la sterlina digitale. È stata lanciata una foundation in UK finalizzata proprio a fare ricerca e sviluppo sulla Digital Pound. Che dire, anche sul tema delle CBDC ne abbiamo parlato spesso, credo che in futuro tutti gli stati cercheranno di fare la loro e renderla appetibile anche internazionalmente, anche perché vi ricordo che queste sono valute pensate proprio per essere borderless internazionali, e quindi immaginatevi cosa vuol dire se l'euro piuttosto che la pound, la sterlina o il dollaro digitale dovessero avere delle caratteristiche particolari al di fuori della forza della moneta stessa, che potrebbero incentivare altri stati a volerla detenere, altre persone di altri stati a volerla detenere. Esempio, non lo so, qualcosa sulla privacy, qualsiasi cosa. E quindi quello, secondo me, sarà un tema interessante proprio nel topic della geopolitica. Comunque, non voglio andare troppo off topic, vi condivido soltanto questa notizia, che anche la UK si sta impegnando da questa parte. Procediamo poi con un po' di analisi, sempre per parlare di geopolitica e di mining in questo caso, un po' di analisi di quello che è cambiato dopo il ban della Cina. Che cosa è cambiato? Beh, il ban della Cina ha impedito la prosecuzione dell'industria del mining in Cina, e non a caso, quindi lo share, vedete, della Cina è droppato a zero. E chi è che ha preso il suo posto? Guardate, curiosamente, ma neanche più di tanto, l'America.
Non so se avete seguito le notizie inerenti al mining in questo periodo, ma molte aziende americane di mining si sono anche quotate in borsa e il mining sta avendo veramente un'esplosione in America come industria, perché sono nate queste aziende che puntano anche molto al green, all'ecosostenibilità, all'utilizzo di energia che altrimenti andrebbe sprecata, e questi sono temi molto attuali e questo ha fatto sì che l'America andasse a prendere piede. Attualmente al mondo è il detentore dello share principale dell'Ash Power. Al secondo posto c'è il Kazakistan, se non lo sapevate. Mentre per quanto riguarda le transazioni, quindi i movimenti di cripto, guardate, questa era l'Asia, la Eastern Asia, quindi Cina compresa. Guardate il drop, tac, proprio a partire da queste ultime, da quest'ultimo periodo, già dall'anno scorso in realtà, perché di fatto c'è stato, diciamo, un po' di astio nei confronti delle cripto, non solo nell'ultimo periodo, ma anche è già da tempo, insomma, che è abbastanza contraria la Cina. E questo perché? Perché da quando ha iniziato a studiare soprattutto la sua, il suo yuan digitale, si è messa contro, ecco, all'utilizzo delle cripto, con particolare inasprimento in questi ultimi mesi. In ogni caso, guardate, con il declino della regione asiatica, chi invece è passato in testa, che è sempre stato tra l'altro al secondo posto, è l'Europa. Quindi l'Europa sembra essere comunque un paese friendly per le cripto, tutto sommato, con i suoi problemi di regolamentazioni non chiare e quant'altro, però quantomeno si sta comportando in maniera, assolutamente friendly, appunto. Non si impedisce nulla, si cerca di venire incontro e si cerca di utilizzare un po' il buon senso su alcune cose. Poi, ultime cose, più fresche, più nuove come notizie, la SEC oggi ha affermato che con buona probabilità permetterà, darà luce verde ai primi ETF su Bitcoin già dalla prossima settimana. Ma c'è un però. Questo però è che questi ETF sono gli ETF che hanno come sottostanti i futures. Cosa vuol dire? Allora, ci sono due categorie di ETF. Gli ETF che hanno come collaterale Bitcoin stessi, che sono quelli ovviamente che a noi piacerebbero di più perché incrementano la domanda per Bitcoin fisici, tra virgolette. Ovvero, per erogare questi ETF occorre possedere il sottostante, ovvero i Bitcoin. Quindi il fondo che eroga questo ETF deve comprare Bitcoin ed erogare le quote, ok? Mentre quelli basati sui future hanno come sottostante i future. In particolare saranno i future della CME, presumo, che sono gli unici regolamentati un po' a livello globale, soprattutto in America, ben visti in America, e di conseguenza questi stessi future non hanno come sottostante Bitcoin, ma sono, si dice, cash settled, ovvero a scadenza, non vanno a deliverare, a dare Bitcoin a chi ha il contratto, ma vanno a dare l'equivalente monetario. Quindi è tutto basato su prodotti derivati, pertanto non c'è particolare pressione di acquisto, di domanda su Bitcoin. Tuttavia è comunque un primo passo, perché poi si pensa che arriverà l'approvazione anche per quelli collateralizzati da Bitcoin stessi. Quindi stiamo a vedere, oggi in effetti il mercato ha reagito positivamente a questa notizia. Tra l'altro, proprio mi è venuto un po' da ridere, perché proprio la SEC, l'ho scritto, gli ho anche risposto in un mio tweet con la classica ironia di bassa lega che mi contraddistingue su Twitter, ha detto proprio ieri: prima di investire in un fondo che detiene i future di Bitcoin, stai sicuro di conoscere bene i rischi. E io ho detto: ok, grazie, va bene, meno male che ci siete voi della SEC a proteggerci. Poi andiamo avanti parlando di Abracadabra, che ormai è la mia ossessione di questo periodo, non so se avete notato, di cui abbiamo parlato ieri in un video, tra l'altro spero che vi sia interessato, anche se era un po' complicato, era un po' per pro, me ne rendo conto, e tra l'altro poi tra poco arriva anche il corso di DeFi per principianti, quindi non vi spaventate, perché abbiamo ce n'è per tutti, insomma. Comunque c'è una novità da parte di Daniele, che lavora appunto per dietro ad Abracadabra, è il suo, diciamo, e dove è spiegata una collaborazione con Anchor e Terra in particolare, che mi ha stuzzicato molto. È stato retweetato anche da Do Kwon di Terra, quindi è assolutamente confermata la cosa.
In sostanza vuole creare un pool che si chiama New2Pool su Curve, e in questo pool c'è dentro MIM, che è la sua stablecoin, Magic Internet Money, e UST, che è quella di Terra. E a cosa serve tutto questo? In sostanza, tutto questo serve poi per mettere in staking la liquidità e ottenere SPEL, questo lato utente. Ma sotto funziona in questo modo. La liquidità viene utilizzata per ottenere degli AUST, che è la versione di UST messa in earn su Anchor, quindi che aumenta di valore, che accumula interesse con quel famoso 19,5% annuo di Anchor, e di fatto questi AUST possono essere utilizzati per in loop andare a generare sempre più liquidità. Se vi ricordate, ieri abbiamo visto tutto il gioco dei loop, no? Su Abracadabra si può loopare fino a 10 volte, e quindi questo permette di ottenere degli APY folli sulle stablecoin, e tra l'altro su stablecoin non centralizzate, perché UST e MIM secondo me hanno una forte componente di sinergia l'una con l'altra. UST è quella di Terra, che è collateralizzata dal, cioè è tenuta peggata al dollaro dal sistema di signoraggio di Luna, mentre MIM è collateralizzata da un paniere di asset che generano interesse cross-chain. Quindi io credo che queste due coin siano il non plus ultra delle stablecoin per la DeFi, e che il fatto che lavorino insieme dimostra ancora una volta quanto il futuro vada in questa direzione. Sono molto bullish su entrambi i progetti, non detengo SPEL per ora, però Luna assolutamente sì, e lo sapete, e credo davvero che, insomma, penso che MIM flipperà DAI in futuro, come mi sembra un progetto migliore sotto tutti i punti di vista, in primis la decentralizzazione. Comunque, infine, adesso parliamo, direi, di grafici, andiamo a vedere un paio di analisi, un paio di, insomma, possibili scenari che ci aspettano. La prima cosa su cui vorrei concentrare la vostra attenzione è questa, il grafico settimanale. Adesso è venerdì, oggi è venerdì, e la chiusura settimanale potrebbe essere un all time high. Se superiamo i 60.100, quindi se andiamo a chiudere qua sopra, guardate, tacco, all time high, quindi siamo già in super FOMO, eh? E mentre per quanto riguarda un grafico un po' più ravvicinato, beh, sul settimanale siamo bullish, non c'è bisogno di dirlo, un grafico più ravvicinato che cosa ci mostra? Questi due sono i livelli chiave sempre presi dal settimanale, ve lo rimostro, tac, vedete, originano da qui, sono i due livelli più importanti, e al momento li stiamo attaccando entrambi. Il primo lo abbiamo bucato oggi stesso e abbiamo attaccato direttamente il secondo. Una volta attaccato questo, non rimane che l'all time high di fatto da andarci a riprendere, quindi questa zona di liquidità sul daily, che è un pelo più debole rispetto a quella sul weekly, che di fatto è quella che ci ostacola poi dal nuovo all time high. In caso di nuovo all time high, che dire, le chiusure qua sopra, attenzione ai falsi movimenti, perché lì bisogna stare davvero attenti, mi immagino che ci sia parecchia liquidità qua che andrà a scattare, magari qualcuno potrebbe avere interesse a triggerarla e poi andare di nuovo a spingere in basso il prezzo. Quindi sinceramente io non sono un grande amante degli ingressi ai nuovi all time high, ma ai breakout in generale, io preferisco aspettare un eventuale retest, quindi qualche conferma di rimanere qua sopra, e poi ci sarà occasione al primo dip, che sia un mini dip così o un retest, in base alla struttura che c'è sul mercato lo andremo ad identificare. Per il momento, se invece andiamo un attimo a ritracciare, rimane questa come area principale di interesse come entry dai 52 ai 53.000, nel caso, ripeto, di ritracciamento prima di un ulteriore leg up, se ci fosse debolezza e ci fossero sellers che vanno a respingere un attimino a ribasso il prezzo. Comunque estremamente bullish come grafico, e basta, nient'altro da aggiungere. Questa è ancora una zona di congestione, cioè non è proprio un trend ben definito, una leg up ben definita, ed è proprio per questo che prendo questa zona come possibile entry e non vado ad esempio qui, cioè qui sui 57-58 sarebbe un entry molto più speculativo, che però lato rischio rendimento non mi convince più di tanto. Andiamo a vedere le altre coin in breve. In particolare DOT, oserei dire, viste le notizie. Allora, DOT è molto interessante soprattutto in zona
7.008 e dintorni, vedete questo cluster rosso, perché secondo me è originato sempre esatto sul settimanale e visto che adesso vabbè, i fondamentali sono bullish, ma lo sono sempre stati, non è una novità di oggi, il trend è sempre questo, quindi un uptrend sul settimanale, abbiamo da prenderci quest'ultimo tac, vedete, cluster e poi abbiamo rotto un high, un livello di resistenza che è ostico, quindi assolutamente positiva come cosa. Andiamo avanti con Ethereum, che non sta godendo sicuramente come dote Bitcoin, ma in generale come le varie altcoin. Non è che sia una bellissima fase per loro. Sul settimanale la struttura rimane sempre inalterata, eh? Abbiamo comunque il nostro blocco di lateralità orizzontale nel quale ci troviamo e fin tanto che ci troviamo lì, di fatto non c'è una direzionalità ben chiara, si rimbalza dal basso verso l'alto, tant'è che la zona qui sotto 0,055 fino a 58 anche è un po' l'ultimo sostegno per Ethereum. Se lo perdiamo, capite bene che le cose cambiano e purtroppo questo diventa un costrutto di top. Però non fasciamoci la testa troppo presto, quindi questo potrebbe essere addirittura un possibile entry per chi vuole, come dire, utilizzare il setup di rimbalzo sul range low. Oppure, se dovessimo andare a fare i cosiddetti sweep, quindi le spazzate di liquidità qua sotto, anche qua sotto potrebbe essere un eventuale entry, un pelo aggressivo, con stop, ovvero invalidazione, se andiamo a perdere questo livello di supporto. Sul daily non c'è né più né meno di quello che abbiamo visto, se non l'evidenza di una fase di downtrend al momento, però, cioè, scusate, sul breve periodo, relativa al breve periodo, con una fase di lower highs, lower lows e breakdown retest. Quindi per il momento di setup long su Ethereum non ce ne sono, se non qua giù. Poi, cos'altro possiamo vedere di bello? Allora, la dominance che continua a crescere, quindi abbiamo una fase per il momento che, ripeto, per le altcoin non è certo la migliore e quindi non ci sta, secondo me, andare a cercare forzatamente la posizione sulle alt. Infatti potete vedere che sono tutte in rosso e non poco, in particolare quelle molto estese e si salvano solo Matic, che non so se è successo qualcosa, ma attenzione perché questi spunti magari vanno a far, come dire, a invertire un attimo la struttura, cosa che non è ancora successa, perché per invertire la struttura su Matic ci vuole perlomeno un recupero per quanto mi riguarda dei 3.000, ma anche oltre. Vorrei andare a vedere un po' di attacco a questi high locali ed eventualmente poi un higher low che potrebbe confermarlo, ma siamo ancora lontani, però potrebbe essere un inizio, una prima scintilla. Poi abbiamo Sol che però, vabbè, non è particolarmente carica, direi, ha fatto anzi un breakdown retest recentemente. Io direi che le altcoin non regalano, come dire, non regalano gioie in questo periodo, quindi mi concentrerei di più sulla price action di Bitcoin, da cui dipende veramente tutto il resto. Mentre, attenzione alla market cap totale che siamo praticamente al massimo, stiamo andando a ritestare i massimi ed è veramente questione di un movimento e potremmo fare degli all time high pure qui. Bene amici, io direi che con questo ci possiamo salutare. Mi dispiace oggi per la mancanza della live, ma come dire, non ero a disposizione, quindi noi ci rivediamo lunedì. Non disperate perché lunedì alle 18:30 siamo di nuovo sul pezzo e chissà che magari non ci troveremo con un all time high di Bitcoin. Speriamo. Detto questo, un carissimo saluto, buon weekend a tutti e a lunedì.